Siamo con Giovanni Pirrotta alla Maglia al Presidio per l'isola pedonale di Via De Mille, indetto da Cambiamo Messina dal Basso. Giovanni, qual è l'importanza di un'isola pedonale a Messina nel periodo natalizio e non? Cosa rappresenta? Mi fa sorridere la tua domanda, nel senso che purtroppo, e sarai d'accordo, dobbiamo ancora nel 2018 ribadire quale può essere l'importanza di un'isola pedonale per una città grande come Messina che vuole proiettarsi nel futuro. L'isola pedonale occorre che ci sia, perché comunque sono degli spazi voluti dai cittadini, degli spazi di incontro, degli spazi che proiettano la nostra città in una dimensione diversa e meno provinciale. Addirittura qui si sta parlando solamente di istituire un'isola pedonale per il solo periodo natalizio, e questa isola pedonale non è stata ancora istituita perché l'amministrazione ancora non l'ha istituita. Non potevamo non muoverci e non organizzare questo presidio. Senti, cosa pensi dell'idea di istituire un'isola pedonale permanente o temporanea sul Viale San Martino? Allora, la questione del Viale San Martino è molto fumosa al momento, cioè noi naturalmente non abbiamo nulla contro una ipotetica nuova isola pedonale altrove, semplicemente per il momento non ne conosciamo i contorni della proposta, quindi in linea teorica non saremmo contrari, in linea pratica bisogna vedere di cosa si tratta. D'accordo, grazie mille. Grazie a te.